Dai, Pepe, ce la puoi fare. Sei un bugiardo! Guarda che Stefania, quella gran troia che ti scopre al giornale, è venuta a piangere da me, hai capito? Cazzo, ci sono solo i tuoi fantasie. Non mi toccare! Lasciami stare, non sono una pazza! Tesoro, ascolta, abbassa la voce che svegli i bambini. Io amo solo te. Bugiardo! Non potrei andare con nessuna donna per nessun motivo al mondo. Sei un bugiardo! Abbassa la voce, stammi a sentire così. Hai capito? Scusa, è arrivato Andrea Donelli. Sei pronta? Iniziamo? Dottor Donelli, come va? Salve. Faccio conoscere Eva, prego. Eva, tu conosci Andrea Donelli? Sì? Molto lieto. Prego, prego. Venga, si accomodi. Ecco, allora, l'intervista dura 5 minuti, quando manca un minuto comunque le farò un cenno io. Ah, mi raccomando, niente domande personali. Sei favolosa. Allora, Eva, com'è nata l'idea di questo spot? Cosa l'ha spinta a recitare? Facile, perché io adoro recitare. E se potesse recitare come protagonista in un film del passato, quale sceglierebbe? Non ho mai pensato a questo. Rosalind, la Rosalind O'Hara, in Via Convento. Questo è uno dei miei film preferiti. Quando lei dice domani è un'altra giornata, anch'io. Come riesci a combinare la sua vita di top model con quella sentimentale? Stop, Donelli, gli avevo detto nessuna domanda personale. No. Io rispondo volentieri a questa domanda. Insomma, che cosa ne pensa il suo fidanzato? Il mio fidanzato non esiste. Contento adesso. Grazie. Spero di rivederti. Anch'io lo spero. Abbiamo solo? Anche. Grazie, Danilo. Arrivederci. Arrivederci. Perché non lo inviti a bere qualche cosa con noi? Ma grazie.